Buongiorno ragazzi, benvenuti nella seconda parte dell'Ultimiamo il motore. Abbiamo dato pistone e bielle, ora lavoriamo sulla testa. Vi do dei piccoli trucchi per spendere meno e far andare forte la macchina sulla testa. Allora, questa è la mia testa, va bene lavorata, non vi farò vedere come è lavorata. Vi ho fatto vedere cosa abbiamo fatto sulla camera di combustione, per arrivare a 84, perché sennò c'era lo scalino vivo nel cilindro e non è mai bene. Adesso parliamo di molle. Queste sono le molle di scarico, ok? No, scusatemi, di aspirazione. Questo è il kit di aspirazione. Come vedete, le molle di aspirazione sono già doppie. Vedete che le molle di aspirazione del B16 sono già doppie. Quelle che sono singole sono le molle di scarico, che sono singole, ok? Sono monomolla. Questo è un problema, può creare uno sfarfallio. Io utilizzo le molle SuperTech. Queste sono le molle SuperTech. Ma con questo kit di molle ho fatto due motori. Perché ho fatto due motori? Perché le doppie molle le monto solo sullo scarico. Le altre otto molle le monto sulla Civic. Ok, quindi noi abbiamo, con un kit di molle ne facciamo due. Perché dico questo? Perché le molle originali di aspirazione della Civic, del B16, sono già doppie e fino a 9500 giri vanno benissimo. Quindi è difficile fare un B16 che gira oltre 9500. Stiamo parlando comunque di componentistiche di un certo livello, è veramente un motore high gain, cioè veramente molto preparato. Io non ne ho bisogno perché girerò massimo 9000 sul B16 e massimo 8600 sul B20, quindi posso prendere le molle originali sulla aspirazione e mettere le doppie molle solo sullo scarico per spendere meno. Adesso cosa facciamo qua? Devo montare le molle di scarico perché le ho dovute levare. Perché le ho dovute smontare? Perché per fare la lavorazione a CNC che mi ha allargato la camera precisa ho dovuto smontare le molle di scarico. Di aspirazione, scusatemi, non di scarico, di aspirazione, le sto rimontando. Poi andremo a levare quelle di scarico per mettere le doppie molle. Qua vedete la lavorazione che io da scalino vivo sono arrivato a rendere più dritta. Come vedete che non c'è più lo scalino vivo in nessuna delle camere di combustione. E poi c'è il condotto lucidato. Io utilizzo un condotto lucidato e un condotto lucidato anche sullo scarico. Più che altro la zona più importante da lavorare, non so se riesco a farvela vedere, ma la zona più importante da lavorare sulle macchine è questa, non so se si vede, ma è questa zona qua. Questa parte qua, che vedete, questa parte qua, dove c'è il gradino, dove è lavorata la testa per inserire la sede valvola, qui è la parte più importante da lavare. Il resto del condotto è ininfluente, ma questa è la parte più importante. Poi non vi dirò come farla e cosa farci, perché sono cose abbastanza ristrette che ho scoperto io lavorando sui motori di Formula 1 e non è questo il caso. Montiamo il resto della testa e poi la montiamo sul motore. Allora, la testa l'ho finita, mi sono dimenticato di riprendervi mentre montavo le molle, ma vabbè. Siamo qua. Il motore è montato, adesso bisogna montare uno stress di roba che sono i prigionieri ARP, che sono questi qua. Adesso ve li faccio vedere. Eccoli qua. Questi sono i prigionieri ARP che servono per la conversione VTEC del motore con la testa. In più danno anche una certa resistenza al motore perché sono più robusti dei bulloni originali e chiudono a panino la testa, anziché essere un bullone, sono proprio dei prigionieri, stringono sia sopra che sotto. Ora li imperniamo e li montiamo. Abbiamo mandato i prigionieri, come vedete, con il loro apposito grasso ARP. Adesso qui la questione è abbastanza semplice, guarnizione e testata, che abbiamo fatto prima. Questi dovrebbero aiutare a tenere un po' di più la macchina, vediamo. Questa è la nostra testa, come vedete abbiamo allargato 84, pulita tutta. Adesso la montiamo con la sua guarnizione e gli ARP. È un lavoro difficoltoso, quindi non vi garantisco che mi riprenderò, ci provo. Grazie.
abbiamo montato la testa. Adesso stringiamo i bulloni. Allora, la testa è montata, abbiamo stretto tutti i bulloni. Stranamente è andato tutto anche abbastanza bene, non ho avuto problemi a stringere. Adesso montiamo le camme, montiamo tutto il resto. Ma mi sa che è una cosa che farò direttamente quando monterò il motore, perché le camme le devo prendere dal motore che ho montato su in questo momento. Quindi per ora ci fermiamo qua, poi vediamo cosa fare.